Ciao a tutti ragazzi, sono Kerren e siamo tornati con un'altra estrazione Dream Festival, che è soltanto la millesima da quando è uscito questo Dream Festival. Anche stavolta, logicamente, a disposizione non ho tante Dream Ball, ne ho 150, ovvero tutte quelle che sono riuscito a fare oggi, perché ho giocato quasi tutta la giornata per riuscire a farle. Ora, mi sono stati dati 10.000 consigli su come migliorare le mie performance del Dream Festival. Chi ha detto di andare sulla Luna, chi ha detto di mettersi nel punto più alto di Napoli, chi ha detto di salire sopra un McDonald's, io invece ho deciso di prendere l'unico consiglio che è realmente attuabile, ovvero provare qualche singola. Dicono che ci sono le singole della magia. Boh, io le singole non le ho mai fatte, ho sempre shoppato hardcore e sono andato di multi a paletta. Però stavolta diamo una chance a questa cosa, quindi diamo una chance alle singolette. Ora qualcuno di voi si starà chiedendo: Fabio, 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 ma perché non aspetti che fai 200, 300, 400, 500 Dream Ball finendo tutta la storia? Che ormai non le faccio più 500, ma ne faccio altre 200 al top. No, neanche 200, altre 150 su per giù. Perché non fai tutte le Dream Ball e fai un unico video? Così è brutto, così è brutto. E avete parzialmente ragione, se non totalmente ragione. Ah, tralasciando che sono le 5:15 di mattina, quindi come sempre i miei orari per fare i video sono sempre ciuciù proprio, cioè me li scelgo proprio col pennello, voglio dire, proprio si vede proprio la Ah, la freschezza di una persona che ha dormito, cioè che ancora deve andare a dormire, però sì. Ok, tralasciando questo, tralasciando il fatto che non dormirò, quindi se ne parla direttamente domani. Che volevo dire? Sì, purtroppo, essendo un account nuovo, un account fresh, non ho spazi nell'inventario. Ora qualcuno magari dirà: ma alla fine comunque non ci vogliono tante Dream Ball per aumentare gli spazi nell'inventario. E anche questo è vero. Alla fine non è che ci vogliono molte Dream Ball. Però, siccome sto cercando di essere il free to play e quindi non iniziare con shopping, shopperino, shopperello, per ora ogni Dream Ball è essenziale. So che sembra una sciocchezza perché spenderne qualcuna per aumentare l'inventario è comunque una cosa utile, ma vorrei spenderne qualcuna dopo che ho trovato quello che mi interessa. Quindi, finché non trovo quello che voglio, preferisco tenermi qualsiasi Dream Ball, anche una col contagocce, cioè presa proprio col contagocce che non se ne deve andare da me, cioè, non se ne deve andare da me tranne per una causa utile, ovvero il pull. Quindi ho 159 Dream Ball. Facciamo 10 singolette sperando nella singoletta. Tu come sei tornata qua? No, un attimo solo. E quindi facciamo 10 singolette, dopodiché facciamo le due multi. Quindi sono 10 singolette di riscaldamento. Dopo le 10 singolette di riscaldamento, sperando che nelle 10 singolette di riscaldamento succeda il miracolo, ma non mi è mai successo, quindi niente. Però ne facciamo le 10 singolette di riscaldamento, dopodiché andiamo. Wow, che c'è? Che è successo? Dopodiché andiamo praticamente con le due multisummon. Quindi è un altro video in cui non ci saranno 600 Dream Ball, ma ce ne saranno 150. Sarà un altro video relax. Grazie Freya per i baci sulla mano. Mi ha baciato la mano. Vediamo se questo bacio di mano porta fortuna o no. Vediamo cosa succede. Fred, sei troppo in basso, dovresti alzarti un po' più qua. Bravissima, bravissima. Ora ti si vede? Un altro poco. No, Fred, il tuo baciamano non funziona. No, non funziona. Cioè, io ci ho provato, ti ho dato sta chance di farti pullare a te, ma non. No. Il gatto luck non funziona. Vuoi pullare tu con la zampa? Ce la facciamo? Ce la fai a cliccare col mouse? Non penso. Quindi, le 10 singolette di riscaldamento. Partendo dalla prima, possiamo vedere un bellissimo messicano sullo sfondo, di cui non ci interessa un cazzo di niente a nessuno, quindi vaffanculo, messicano di merda, devi morire sotto ai tram. Tralasciando il fatto che mi sono ricordato che ultimamente non sto bestemmiando più di 3 giocatori, quindi può essere anche questa una motivazione.
Figlio di puttana, le memorie! Le memorie! Le memorie! Funziona! Funziona, bestia! Non funziona. Non funziona. Funziona, beh, pensavo che funzionasse, bestemmiare. Non funziona. Cioè, bestemmiare, non bestemmiare, incazzarsi. Sembrava... Ma... Cioè, i due messicani, ma mi pigli per il culo! Ma mi stai sfottendo hardcore, mi dai le memorie, mi dai le cose, e poi mi dai il messicano! Boh! Ma almeno me lo davi SSR, almeno me ne facevo qualcosa. E stiamo a 3. Ok, a me il Dream Shooter da tutto quello che vuoi tu. Ma qui stiamo parlando di un Dream Shooter di stu cazzo. Perché è un Dream Shooter di Rucazza proprio. Perché tu mi... siamo alla terza. Va bene. Solo perché prima mi sono visto la puntata e mi stai simpatico, non ti insulto. Perché altrimenti ti insulterei come un... Quindi stiamo a 3 singole. Siamo... Uè. Ma ya, stava scianzi, coriandoli, stava tutto. Ma tutto a posto. Stava scianzi, coriandoli, le... Genzo, io ti odio. Bastardo, non si mi è asciuto in 18.000 volte che ho provato a pullarti, ricchione, sei un ricchione. 10.000 volte ti ho provato a pullare su 10.000 account, sei scimo che non mi serve a un cazzo, Lota. Sei una merda, sei una latrina, Genzo, sei una... figlio di puttana, non mi servi a un cazzo su sto account, non mi servi a un cazzo, mi esci mo, troio. 10.000 volte ti ho provato a pullare, 10.000 ti ho provato a pullare, non una, 10.000 ti ho provato a pullare, non è mai uscito una singola fottutissima volta, nessuna versione di Genzo, mai, mi esci mo sull'account che non me ne fotta un cazzo di Genzo, mi esci ora, figlio di Lota. Che quello è una bucchina. Tu, Genzo, sei una bucchina. Sei una... Io lo sapevo che mi sarebbe uscito Genzo. Tutti i retap di merda che non mi servono. Gli di puttana, un'altra volta chance, cazzo, ma niente coreano, vaffanculo, ma fa pure le memorie, magari, figlio di puttana. Genzo di merda, ricchione bastardo. Ma che cazzo? Cioè che ti... Quante singole mi mancano? Altre 4. Ma che Lota! Cioè, rendiamoci conto. Allora, non mi è mai uscito. C'è chance. Non ci sono coreandoli, mi fido. Ma vaffanculo a chi t'è morta. Ma come cazzo è possibile? Vabbè, comunque. Out un secondo. Sì, non esce manco nessuno. Cioè, almeno fatemi il tifo. Ma che cazzo? Ma no, ma non può grimpegna. Vabbè, sì, Vulcan, pure a te ti stavo appena leggendo le scanze del fumetto, è bellissimo. Cioè, sembra che quando entri in campo sei per fare qualcosa di magnifico e poi alla fine non fai manco cazzo. Comunque, in linea generale, quello che voglio dire è che io ho cercato Genzo 10.000 volte sul mio account in versione rossa, in versione blu, in versione azzurra, in versione celeste, in versione rossa, in versione africana, in versione tedesca, in versione... In tutte le cazzo di versioni non mi è mai uscito, tranne quello gacha dopo 10.000 secoli di gioco, non mi è mai uscito un cazzo di Genzo e tu mi vai ad uscire ora sull'account dove non mi serve, cioè ma tu... Dico, sei serio? Se stiamo parlando seriamente? Cioè, mi stai piando per il culo? Chance un'altra volta, ma sto... Che cazzo mi mettete a fare, chance, sullo sfondo? Memorie! Vabbè, ma qua quando escono le memorie è un troll. Cioè, meglio che non escono le memorie. Cazzo escono a fare? Cioè, ma sta che lab da posto. Memorie, destra, sinistra, e poi tu... Vaffanculo, Müller, ma cirata. Boh, io non lo so, memorie di qua, memorie di là, memorie di qua, memorie, e poi che mi metta a fare sta memoria, vabbè. Boh, no, non comprendo, veramente non capisco, cioè vorrei capire, ma non capisco, vorrei capire, cioè veramente vorrei capire tutto il cuore, vorrei capire, ma non capisco. Cioè tu mi metti, praticamente tu mi metti le memorie... Le cazzo di memorie. E ogni volta che mi escono le cazzo di memorie di merda, non mi esce un cazzo di niente. Cioè che
cazzo mi metti a fare le memorie? Io quello voglio capire, che cazzo me le metti a fare se poi alla fine non esce un cazzo di niente? Dice no, le memorie, mettiamo le memorie, davai cacdela, che cazzo me le metti a fare? Se esce le memorie dell'SSR, se no, no. Cioè, non mi fai vedere le memorie che vola, questo è vuoto, no? Ok, c'è qualcosa? C'è qualcosa? Non c'è niente. No, vabbè, mi stai pigliando per il culo. Questo gioco di merda mi stai pigliando per il culo. Mi stai proprio, mi stai perculiando. Cioè, mi stai proprio pigliando per il culo. Sei proprio un gioco di latrina. Rompiti qualcosa, da qualche parte, rompiti qualche carta. Troio, rompiti! Figlio di puttana. No, vabbè, è indecente, cioè tutto ciò è un'indecenza, è indecente come cosa, indecente, non si crede, non si crede, cioè non si crede, boh, non capisco, veramente, non capisco. Memorie, è vuota, una vuota, memorie, vuota, la multi ti mescono i colori, cazzo di freccetta viola di merda, e poi non mi esce un cazzo di niente, cioè ma tu sei serio da qualche parte nell'universo? Le memorie, cazzi, un'altra volta. Due, almeno due. Dai, mi stai facendo patire l'inferno. E che cazzo? Cioè, almeno due. Vabbè, vaffanculo. Cioè, ma tua mamma è proprio. Quello è il problema. Il problema di sto gioco giapponese di merda è che è un gioco giapponese di merda. Quello è il problema. Escono solo giapponesi di merda. Giapponesi di merda. Ah, e vabbè. Almeno stavolta ha avuto un SSR nuovo, cioè due SSR nuovi, almeno non ha avuto due cazzo di doppioni di merda, almeno per una volta nell'universo, cioè non mi è mai uscito fottutissimo Genzo di merda, mai, mai nell'universo, ho buttato solo Dio sa quante Dream Ball provando a cercare quel cazzo di Genzo di merda, latrina, essere umano, cessoide. Perché è un uomo di merda. Ho cercato quel cazzo di genio di merda 10.788 volte. Non mi è mai uscito una volta. Mi esce Genzo Dream Festival sull'account in cui Genzo non mi servono cazzi niente. Cioè, tu sei fottutamente serio? Sei serio? Io di te che castracazzo me ne faccio? Figlio di. Ok, penso che questo video sicuramente prenderà i milioni di like. Perché lo sto imprecando proprio come un pazzo. Non era questa l'idea iniziale, però le singolette mi hanno un attimo fatto salire un attimo il sangue al cervello. Vedo pure che sta un po' laggando. Ok, vabbè. Quindi, praticamente ho chiuso quello che faceva laggare. Quindi, praticamente abbiamo usato 150 Dream Ball. È come se fosse stata una multipiena, una multivuota, una multipiena. A grandi linee. Trollato dalle memorie come se non ci fosse un domani, perché io e le memorie troll proprio andiamo a braccetto, ci abbracciamo e camminiamo insieme per il percorso della via. E l'unico Dream Festival degno di nota che mi è uscito è Genzo Wakababayashi. Il problema è che Genzo Wakababayashi mi doveva uscire sul mio account principale quando io volevo fare la verde, quando ho provato a pullarlo nel suo Dream Festival. O altrimenti quando successivamente era il retap mi doveva uscire là. Non ora che non mi serve a un cazzo di niente, invece mi è uscito ora. Logicamente il mio portiere verde sarà Genzo Wakababayashi, che io non voglio! Madonna, sto rosicando hard. Cioè, sto rosicando proprio male. Cioè, io ti odio. Ti odio proprio con tutto me stesso. Cioè, ti schifo proprio. Ok, quindi anche oggi Margus è rimandato a domani. Cosa che non so perché ormai sembra una cosa comune. Ma tutti i giorni rimando Margus. È un continuo rimandare. Tutti i giorni ci provo, tutti i giorni Margus non esce. Però fortunatamente c'ho ancora storia da fare. Più gli eventi, più i cazzi e mazzi. Diciamo che non mi posso lamentare perché ogni volta che provo 150 Dream Ball mi esce un Dream Festival. Il problema è che non esce il Dream Festival che voglio. E vabbè, comunque mancano ancora 3 giorni, c'ho ancora tutti gli eventi possibili e immaginabili da farmare. C'ho metà storia da fare. Ho metà storia, ho fatto solo, diciamo, un capitolo in più della metà della storia. Quindi c'ho ancora un bel po' da fare. Non è che sono proprio a secco. Però che cazzo c'è? Cioè,
Vabbè, comunque ragazzi, vi ricordo in ogni caso che tra qualche giorno, cosa che non sono riuscito a fare oggi per via del tempo, aprirà il gruppo di Tsubasa Zero dove praticamente si inizieranno a dare notizie sul lancio di Tsubasa Zero che sarà il 12 settembre, quindi si inizierà a parlare. Sicuramente il massimo esponente di tutto ciò non sarà Roberto Savi, ma sarà Shaman. Per chi non conosce Shaman, è un nero alto alto. Penso di averla spiegata bene come cosa. Per chi non lo sì, per chi non conoscesse Shaman, la spiegazione esatta è un nero alto alto. E attualmente è quello che ne capisce di più tra le persone che conosco di Tsubasa Zero, e quindi sarà automaticamente lui ad aiutare un pochino tutti, o almeno si spera, ad aiutare un pochino tutti a capirne qualcosa di più del gioco in sé. Io ne ho capito qualcosa, ma sono proprio ai livelli nabish, ma proprio ai livelli nobish, nobish, nobish sottoterra. Vi ricordo invece che per chi gioca i Cavalieri dello Zodiaco c'è il gruppo bla 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 bla, e vi ricordo anche che ci sono la mia pagina Facebook e il mio Instagram, che seguirli è un must, cioè si devono seguire per forza perché voglio dire condivido tante di quelle belle cose. Wow! Ok, perfetto, quindi per questo video è tutto, non posso bestemmiare i morti perché mi è uscito un Dream Festival, mi è uscito Genzo, che per tutti quanti sarebbe wow, ma per me è... Cioè, sto account sta diventando giapponese, è fottutamente giapponese, c'è pure Ken... Lasciamo perdere, lasciamo perdere, sto account sta diventando giapponese. Cioè, se fanno una cap giapponese posso giocare alla cap giapponese, ma non posso giocare alla cap europea. Vabbè, detto questo, vi ringrazio per aver visto anche questo fantastico video dalle fantastiche sembianze. E ci becchiamo domani sera, pomeriggio, notte, con un altro fantastico video.